Federico, intanto ci ritroviamo qui con questi ragazzini già al lavoro. Sì, non abbiamo finito ancora l'anno sportivo 2017-18 che ci troveranno a programmare la prossima stagione. Questi sono degli allenamenti tenuti dal responsabile delle nostre giovanili Umberto Pezzosi per conoscere anche le annate più piccole. Qui ci sono ragazzi del 2007 e del 2006 che escono dal mini basket e andranno a formare le prime squadre giovanili under 13 ed esordienti per il prossimo campionato. E la società, proprio per quelli che sono i programmi, conta molto su questo tipo di lavoro. Sì, assolutamente. Questi tra l'altro per noi sono gruppi molto numerosi perché abbiamo oltre 30 ragazzi per età, quindi adesso se ne ritrovano, ovviamente essendo in pieno luglio, una parte, però è un gruppo su cui crediamo e dove sicuramente ci saranno le basi per creare i futuri gruppi che partecipano ai campionati d'eccellenza come stiamo facendo con le categorie più alte. I campionati d'eccellenza nel basket sono quello che sono i campionati nazionali nelle giovanili di calcio, quindi sono la massima competizione che possiamo avere. Per quanto riguarda le iscrizioni, sono aperte tutto l'anno o ci allora, sono dei periodi? Le iscrizioni per quanto riguarda il mini basket sono aperte tutto l'anno. L'attività ufficialmente inizia il primo di settembre. Noi faremo delle settimane di prova gratuita per iniziare, per avvicinare nuovi ragazzi alla nostra attività, ragazze e ragazze. Le annate del mini basket vanno dal 2007 fino al 2012 l'anno prossimo, quindi chiunque vuole partecipare può venire a trovarci dal 1 settembre in avanti. Ma voi durante i mesi invernali siete presenti anche nelle scuole per promuovere questa disciplina? Sì, noi da anni ormai siamo presenti nelle scuole che facciamo dei progetti proprio ad occhio per promuovere la nostra attività. Questo verrà fatto anche nella prossima stagione, è una delle nostre basi per comunque promulgare il più possibile la pratica della pallacanestro, perché comunque a livello di città avere una società come la nostra che ha un numero così alto di tesserati, ma ha anche tante possibilità di allargarsi ancora, quindi abbiamo fatto degli investimenti sulle strutture, come si vede questa nuova palestra che è stata da poco inaugurata, e continuiamo a fare il lavoro per allargarci ancora perché crediamo che ci sia la possibilità di aumentare ancora il numero dei tesserati. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.